In questi ultimi mesi avrete sicuramente sentito questa frase. Bella raga, sono Steven Basolari. Bella raga, sono Steven Basolari, siamo al number one di Brescia. Bella raga, sono Steven Basolari. Bella raga, sono Steven Basolari. Ormai lo sapete, siamo al number one di Brescia. Ed è proprio per questo motivo che oggi vi porteremo alla scoperta dei luoghi più segreti e nascosti del number one di Brescia. Ma non ci credo. Madonna. Da dove cazzo siamo? Io non ti vedo nemmeno. Siamo nella penombra, ma qui c'è una porta. Bussiamo? Bussiamo, vediamo dove sbuchiamo. Vai, prova. Oh, bella raga, sono Steven Basolari, siamo a Nambulan di Brescia, benvenuti ragazzi. Prego, venite. Ciao questa, Steven. Ciao. Facciamo finta di non esserci già salutati. No, ma è tutto live. Così improvvisato. Eccoci qua nella prima sala. Ragazzi, sala prima sala questa, sala 1. È già immensa. Potremo vedere tutte le 7 sale. Oggi Steven ci accompagnerà nell'esplorazione, non di un luogo abbandonato questa volta. Qualcosa di abbandonato c'è? Qualcosa c'è, ma non spoileremo ancora nulla. E oltre a farci vedere in generale un po' tutti gli ambienti della discoteca, ci accompagnerà in quelli che sono da lui definiti i luoghi un po' più sconosciuti, diciamo, no? Esatto, quello che i ragazzi non vedono durante sabato notte. Esatto. Grazie a questo video scopriamo delle chicche. Esatto, mi raccomando ragazzi, se vedete questo video e venite a far serata qui, non cercate questi consigli. Esatto, no, il gatto è il butta fuori, dovrà... Esatto, dovrà buttarvi fuori, quindi non è il caso. Io direi di iniziare, vediamo questa prima sala e poi vediamo tutto il resto, vai. Guarda, già questa è una piccola chicca che non ho mai fatto vedere. Cos'è questo tubo? Di aria. Facciamolo. Noi da qui gonfiamo i palloncini, grazie a questa macchina super moderna, tecnologica, artigianale, che soffia aria, i palloncini vengono caricati in una sorta di tunnel. Là sopra. Con un comando dalla regia luci, li facciamo esplodere in mezzo alla pista. L'orrore di... Ah, devo gonfiare? Devo gonfiare. Ricorda qualcos'altro questa struttura, però. Ma è già inserito. Devi solo schiacciare il rosso tenendo ovviamente il palloncino. Okay, ovviamente, ragazzi, prima di ogni evento è lo stesso Steven che si mette con... tutti i palloncini. Se non esplode o si rimolare a un certo punto, se no si gonfia a livelli tipo mongolfiere. Dimmi tu che sei. Dai, io direi così va già bene. Un colpetto. Poi lo leghiamo. Excellent. Questo è il giorno di prova, questo, veramente. Come gonfiatore di palloni. Okay. Ok, poi step 2, lo buttiamo lì. Bravo, Dad. Sei bravissimo, Dad. Lo collochiamo in quel. Qua dentro, ok. Poi. Vabbè, adesso lo accendiamo. Accendiamo, esatto. Però. Accendendo poi questa dentro. Ah, ma qua dentro proprio. Lo risucchia. Pazzesco. E lo spara su. Bellissimo. Vabbè, possiamo. È già una cosa che non sapevate, ragazzi, ve l'abbiamo fatta vedere. Io da domani sono il number one a fare. Qua ci sono due porte scorrevoli, adesso sono aperte chiaramente, apriamo e chiudiamo in base alla necessità di quanta gente affluenza c'è, esatto, e ci collegano alla seconda sala, la famosa sala 2. Ok, questa qui più o meno quante persone tiene? Questa sala, compreso proprio di tavoli e pizza e tutto, quando siamo belli belli carichi siamo sulle 3000 persone. Ok, guardate anche che bancone, cioè immenso anche qua. Tre punti, anche laggiù in fondo che li abbiamo visti prima, ma già questa sala è veramente enorme. Questa è la famosa sala 2, per i più diciamo nostalgici degli anni 90 si facevano i party hardcore della musica hardcore, c'erano i poghi, le piramidi, e molto famosa per il suo pavimento fatto a scacchiera e anche il soffitto, che poi darò un'altra chicchetta, perché questo soffitto è già un soffitto rivoluzionario negli anni 90-87, in quanto è meccanico, quindi si muove, si gira eccetera. Dopo magari vi spiego meglio, vi faccio vedere anche cosa si nasconde dietro questa tecnologia. Ecco ragazzi, dopo vedremo un punto che probabilmente, anzi sicuramente non avrete mai visto. Praticamente accederemo alla parte superiore del tetto, quindi voi lo vedete da sotto, noi in qualche modo, non so da dove, e saliremo sopra. Però questa sala è incredibile, bellissima esteticamente. Dicevo prima a Steven che quando avevo 18 anni, con gli under, avevo 4-5 compagni di squadra. Che venivano qua? Chi ascoltava l'hardcore? I Gabber. Gabber e Warrior. I Gabber. Erano due schieramenti. Cioè avevo 5 compagni di squadra. Gabber, sabato sera pigliavano la macchina ogni sabato. Qua, fissi. Fighissimo. Solo tu Riccardo non sei venuto qua. No, esatto. Recupererò in qualche modo. Sì, qua. Sai che questa parte qui mi ricorda un sacco una discoteca abbandonata che abbiamo visitato. Dove? Quello là sopra la collina dove abbiamo trovato le statue greche. Sì, perché sono stili. Ecco, calcola che questa sala, rispetto a quella che hai visto prima, sala 1, che è stata totalmente rinnovata e rifatta nel 2015, non è mai stata toccata, è sempre stata così. Perché proprio deve conservare la tradizione di quegli anni. Certo. Qualche volta io ancora qua faccio le serate a
hardcore, appunto, questi format una volta al mese, una volta in due mesi, e non posso snaturare la sua identità, perché certo, la gente la vuole vedere come vuole, così è nostalgica, nostalgica assolutamente. Sì. Poi di sapere che le sale in totale tra estivo e invernale sono 7, mm-hmm, e sono tutte collegate tra di loro. Infatti uscendo di qua si va nell'area estiva, che ci riporta poi a diverse situazioni. Molte volte i ragazzi, vedendo i miei video, dicono estiva, ma dice che sono 7 sale, poi il sabato mai sono 2, sono 3. Ovviamente sono 4 sale estive, 3 invernali, certo, quindi cioè, non è che trovi mai tutte aperte. Certo, per forza. Ed è stato creato poi quegli anni, perché una volta veramente d'estate era tutto aperto anche l'invernale, ma perché c'era un'utenza di 15.000 persone. Oggi è un po' impossibile fare. Quindi la massima capienza raggiunta più da quando io, sì, diciamo, sono, mi ricordo, sono qui, è stata nel 2016 con Steve Aoki, la DJ, ne abbiamo fatto 8.000. Poi 2018 con la prima e unica data in Italia di 6ix9ine, il rapper, abbiamo fatto, sì, anche lì bei numeri, intorno ai 7-8.000. E tornando ai giorni d'oggi, quest'estate, in quest'area qua che ti faccio vedere adesso, sì, una zona che abbiamo creato per fare i live, non è nulla di che, però proprio una spianata di cemento, certo, che permette a tutti di vedere la stessa cosa. Questa qui, ragazzi, l'abbiamo vista già prima, ma è incredibile. Può dire che la gente non ha la minima idea di quanto sia grande sto posto. Solo quando vieni effettivamente qui te ne rendi conto, sì, secondo me. Dai TikTok di Steve non si capisce. Non si capisce. Perché io non mostro tanto su TikTok. Certo. Faccio vedere l'annuncio, eccetera, ma non faccio vedere la struttura. Certo. Come ti ho detto prima, molti ragazzi, nonostante appunto vengano magari, vengo da Parma la prima volta, vengo da Venezia la prima volta, non sia possibile mostrare loro tutta la grandezza effettiva, perché sì, è chiuso. Assurdo. Cioè, non posso aprirlo tutto. Questo sarà l'unico video su YouTube dove si vede interamente la struttura. Esatto. Quindi Steven, ti ringraziamo per questa esclusiva, veramente. Voi che mi date modo anche di poterlo far vedere. E qua ho fatto l'Azza quest'estate, che è stato l'evento, diciamo, del record dell'estivo, era pienissimo. Sembra di stare veramente nel canyon, veramente, con queste rocce. Ah, poi tra l'altro di qua ci colleghiamo, un'altra salettina, ti faccio vedere, vieni. A proposito di Steve Aoki, io mi ricordo che, se non sbaglio, all'interno di un tuo TikTok, o non so, in una live forse, non lo so, avevi raccontato tutte le richieste che ti aveva fatto, quelle particolari. Sì, ho fatto un video che è stato molto virale, che la gente, sì, non si aspettava, appunto, che un artista potesse arrivare a chiedere determinate cose, sì, ma cose che vanno fuori l'ordinario. Certo. Cioè, quindi dal colore dei calzini, le mutande, alle canottiere, a un'acqua super particolare americana che mi costava un sacco, le barrette proteiche giapponesi. Cioè, quelle te le chiederei anch'io. Le barrette proteiche. Cose un po' assurde. Io qualcosa sapevo già di Steve Aoki, perché noi siamo andati a vederlo a Udine, sì, e ha fatto la stessa cosa, identica cosa. Si sapeva solo la cosa più visibile, cioè le torte. Le torte. Le torte. Esatto. C'è un rider, quindi una specifica tecnica, dove tu, gestore, proprietario, devi girare questo video al tuo pasticcere, dove gli insegni come fare la torta. Deve farla in quel modo preciso, sì, esatto. A Udine io mi ricordo che aveva chiesto una gru per fare il bungee jumping, certo, ad esempio. Poi ha tolto questo format, se l'ha fatto male una persona. Ah, pensa. Tipo caduto sul collo. Ma poi è successa una cosa stranissima, non so se ti ricordi. Quando eravamo nel backstage, ad un certo punto lui si è chiuso con i suoi amici all'interno di questa stanzina e ha fatto esplodere una cosa di fragole per essere fatto. Lo sapevo che... Oh, ma abbiamo sentito tipo un'esplosione di come fosse... Prima abbiamo sentito solo il botto, sì, poi sì, lui ha aperto, è uscito tutto un fumo tipo rossiccio e c'era una fragranza di fragole fortissima, non so che cazzo. Io pensavo fosse la torta, magari no, no, te lo giuro, te lo giuro. Come dicevi nel video, più della metà delle cose richieste neanche da toccare. Assolutamente, no? A partire dalle 7 camere all'Alberetta, che è l'hotel qua, 5 stelle lusso, 1.000+ euro a notte. Madonna. 7.000 di camere. Assicuro. Appoggiato le valigie, è venuto, ha suonato, ha ripreso le valigie, è andato, perché aveva un volo privato alle 4:30 di notte. Ma perché lo fa quindi? Cioè solo... Perché sono contratti standard, cioè standard, quindi lui non guarda neanche, dice... Devo diciamo entrare nell'ottica del gestore. Po'. Questo è quello che voglio. Certo. Anche se non mi servono le camere, le voglio, perché da contatto le ho e basta. Ed è così. Se mi vuoi, è così. Sì, sì. Però, cioè, magari ci sono altri artisti del suo stesso calibro che non rompono le palle in questo tanto, modo. Poi, diciamo, ti dico la verità: lui come persona non è neanche, anzi, molto tranquillo, mm-hmm, e umile. Ovviamente tutto quello che gli costruiscono intorno. Quindi i manager, i tour manager, le agenzie sono, certo, quelle che fanno più le robe, mm-hmm, per far elevare l'artista. Sì, no? Sì, la, sì, cioè, sì, l'esclusività, sì, del suo personaggio. E mi dispiace un po', perché tirando troppo questa corda qui, la moda è cambiata poi negli anni. Infatti oggi, se vediamo la programmazione che io facevo nel 2015 o 16 o 17, è totalmente diversa rispetto a quegli anni, perché siamo passati da fare tutti i DJ più famosi al mondo, Dimitri Vegas, Alesso, Axwell, Steve Aoki, a tutti i rapper, perché ormai i DJ in Italia hanno preso un ruolo secondario, al di là dei cachet che sono ancora alti, quindi non ce lo possiamo permettere, perché, certo, i ragazzini seguono altri. E poi la moda ha portato in alto sempre di più questa trap e questi rapper. Per me è un bene, come ho già detto in altre interviste, perché comunque mi costa meno di uno Steve Aoki fare un artista italiano, chiaramente, certo, mille menate in meno, e magari ti porta, mi porta la stessa gente, se non di più magari. Adesso, esatto, sì, come, sì, parlavamo prima di Lazza, sì, cioè ho fatto i numeri che ho fatto con Steve Aoki, ma non mi è costato come Steve Aoki, chiaramente. E poi crea un rapporto umano con l'artista, lo conosci, siamo italiani, quindi creano anche delle sinergie. Con Shiva, per esempio, che sono diventato molto molto amico, ho creato un rapporto di amicizia, certo, magari si va a fare anche un business extra, certo, extra. Sì, sì.
Invece con l'internazionale, sì, ti limiti al rispetto, ciao ciao, ma poi finisce lì poi. Sì. Questa comunque è un'altra sala che usiamo d'estate, adesso la vedete tutta coperta, ma poi d'estate si apre totalmente ed è collegata poi a un'altra saletta che adesso vi mostro. Sì, guardate ragazzi, anche questa in me, ogni spazio è gigante. Io sono stato in diverse discoteche, ma mai nessuna così, dai, da. No, le altre discoteche che vedevamo magari avevano una sala così. Della discoteca era una sala, esatto, così. Quello che mi dicono i ragazzi, tanto lo dico a Steve, ma questa sala è grande come il number. Sì, questa magari sì, però è che number è una sette di sale. Infatti, là sopra c'è una zona tavoli e anche qua dietro la console, altri tavoli. Diciamo che non è il tempo più adatto per star fuori. Quindi ragazzi, l'estate entrano da qua. Cioè, ah, questa è l'entrata. Anche da dentro. Ah, ok. Da qui sì. Si trovano già tutta questa zona qua estiva, che non è la stessa di quella che abbiamo visto prima, però richiama ovviamente lo stesso. Sì. Sempre canyon. Come ho spiegato già una volta in un video, questo canyon, queste grotte sono state create negli anni 80, mm-hmm, perché il comune impose a mio padre di fare delle barriere antisuono per farle un po' più estetiche rispetto alle classiche barriere di cemento, certo, di plastica. Abbiamo fatto questa struttura che comunque... Idea geniale, perché è fighissimo. Aiuta anche a ricreare una, sì, atmosfera estiva, no? Sì, esatto. Sotto queste basculanti, poi alzandole, ci sono i punti barco, i baristi, Blistone, diciamo. Ah, pazzesco. Tutta questa parte qua sulla destra, durante l'estivo, diventa una cascata, quindi l'acqua continua a scendere velocemente sotto. C'è un torrente. Madonna. Neanche a Gardaland. Hai detto una parola chiave, perché queste grotte l'ha fatte lo stesso architetto di quello che ha fatto alcune cose a Gardaland. Vedi? Mi ricordavo infatti un po'. Se uno dovesse guardare delle immagini così, dici: no, non è possibile che sia una discoteca questa, è un parco divertimenti. Quindi, da quest'estate potete prenotare anche il vostro soggiorno presso Number One. Devi fare tipo l'hotel come a Gardaland. I filettini qua. Fighissimo, guardate l'acqua qui ragazzi. Oh, due canoe qui? Esatto. L'estate, immaginati, qua mette tutti i tavolini gratuiti per la gente, con l'acqua che scende, le palme, il DJ qua con la seconda saletta, col banco bar lì. Molti preferiscono stare qua rispetto alla sala principale, certo, perché è un po' più l'atmosfera estiva. Sì, è bellissimo, bellissimo. Guardate, allora, qui tutto il giardinetto. Sì? Per collegarci a quello che mi ha detto all'inizio, sì, in una struttura un po', diciamo, abbandonata. Ecco, pane per i nostri denti. Non è abbandonata per scelta, ma diciamo che in questi anni sono subentrate delle nuove riforme, nuove leggi che tutelano ovviamente uscite di emergenza, eccetera, sì, eccetera. Quindi abbiamo deciso di stoppare quella fascia di locale, essendo comunque immenso, non ci serviva. Da quanto tempo quindi è stoppata quella parte? Una decina d'anni. Ah, una decina d'anni. Quindi in realtà le persone che sono venute qui in questi ultimi anni non ne sono a conoscenza. Non ne sono a conoscenza e non hanno mai potuto ballare in questa zona. No, mai. Però comunque il tuo obiettivo è quello di risistemare, di fare gli adeguamenti. Il mio, diciamo che più un obiettivo, veramente un piccolo sogno, perché mio padre oggi non c'è più, e quando mi ricordo era malato anche 2 anni fa così, diceva sempre a mia madre, lo dico in dialetto, godemeti la posta, cioè diceva in bresciano, devo metterlo a posto, okay, perché lui era molto maniaco della precisione. Questo locale, essendo che l'ha proprio costruito lui mattone dopo mattone, non c'era nulla qua nel 78, vedere un'area inutilizzata gli veniva proprio un colpo al cuore, no? Come se fosse incompiuto, sì. Quindi diciamo che vorrei dargli una seconda vita a questa struttura, che parte esattamente dove siamo qua, da con qui, questa vecchia fontana che adesso è dismessa. Ah, qua proprio. Sì. Sì. Una volta qua c'erano le carpe dentro. Sì, mi ricordo. Mi va a pescarli. L'obiettivo, come vedete, è tutto di dilocato, qua da sistemare. Là era una vecchia uscita di emergenza, sarebbe figo, visto che c'è il parcheggio di fronte, proprio creare un nuovo ingresso e far sì che questo sia un nuovo estivo. Quindi magari il venerdì, per esempio, che è un servizio che non apro sempre, certo, potenzialmente qua fare un venerdì in una struttura totalmente diversa rispetto al sabato. Quindi anche un cliente che vuole farsi venerdì e sabato vive due locali completamente diversi, sì, due zone diversissime. Di qua si accede all'area sopra del giardino, mentre qua, come vedi, è tutto abbandonato. Sì, però è fighissimo, perché è un anfiteatro. È un'arena romana. Sì, un'arena. Sì, in realtà è un anfiteatro. E questo veramente è un ambiente incredibile, questo, eh. Forse, sai che... È tipico. Sì, ma starci in mezzo è veramente assurdo, sì, bellissimo. È una cosa che non si vede mai. Cioè, diciamo che tutto il resto che abbiamo visto fino adesso è facilmente replicabile, perché una volta che hai spazio, questo invece non è neanche replicabile, perché oggi come oggi non ti passano neanche la possibilità di fare un anfiteatro nuovo. Sono cose un po' storiche, capito? Quindi sono location che sono uniche, certo. Se tu questa dovessi metterla veramente moderna e a lucido, diventa una cosa che è unica. Guardate ragazzi, veramente bellissimo, immaginatevi la console in mezzo, guardate i dettagli lì, colonne, statue. Lì, che anche adesso è... In realtà quello non è in disuso, si può utilizzare, però ovviamente quel ponte là sopra collega quest'area di estivo
con un'altra sala che non abbiamo ancora mostrato. Ah. È una zona anche lì un po' particolare, che dopo vi faccio vedere. Okay. Anche qua l'obiettivo sarebbe quello di rifarlo, replicare quella zona relax, divanetti, eccetera, eccetera. Qui togliere questa struttura che ormai non serve più a nulla. Bella però anche questa, cazzo! È figa, sì. Creare una sorta di privé divanetti anche qua. Io vorrei fare un bar circolare. Okay. Bello. Questi che servono al giardino. Metto un banco rotondo, tolgo queste cose qua, magari stringo appena appena, lascio queste che sono storiche. Esatto. E metto tre baristi e qua metto i divanetti. Ma invece la tua parte più social da quanto tempo è nata? Cioè soprattutto avevi l'obiettivo di... Guarda, io ho sempre usato più che altro Instagram. Ok. Come tutte le persone normali mi sono iscritto e facevo vedere la mia, diciamo, la mia vita quotidiana. Non era, diciamo, un mio obiettivo diventare famoso, tra virgolette, virale sui social, però volevo, dopo la morte di mio padre, come si può dire, dare il giusto lustro a una location così storica e così grande. Ho detto al ragazzo che mi gestiva i social, Nicolas, facciamo un video dove facciamo vedere le sette sale, no? Un po' come stiamo facendo adesso, sì. Ovviamente su TikTok sono friendly, cioè, sì sono spezzoni, sono un video di due minuti, sì. E io quando ho fatto quel video, ed è aprile 2022, quindi si parla di pochi mesi fa, ho notato nei commenti si era creata una fascia di pubblico enorme, cioè perché il locale, essendoci da 78, ciao io venivo nel 83, ciao io venivo nel 92, mio figlio viene tutti in sala. Bellissimo. Cioè dai figli ai papà, ai nonni alcuni, e quindi ho detto, cavolo, sai cosa c'è? Portiamo solo contenuti sul number one, su TikTok parlo. Certo. E da lì ho cominciato. E l'ospite, e la curiosità di Steve Aoki, e la curiosità su questo, il regalo all'otto. E da lì, pian pianino, in questi mesi, sono arrivato a mezzo milione di follower. Certo. Con si appassionano persone anche che magari abitano lontanissimi da qui, però gli interessa la storia e queste cose qui. E quello ho fatto. Cioè, sono contento perché, essendo comunque, alla fine, fondamentalmente, una semplice discoteca, seppur grande, riesco a prendere un pubblico a livello nazionale, perché certo. Quando vai per te, in TikTok, sì. Vedono tutti, anche dalla Puglia. Il sogno di molti adesso è, voglio provare l'esperienza di number one. Tanto è vero che ho comunicato in qualche video fa che vorrò creare delle situazioni fighe in tutta Italia col brand number one, però ovviamente in palazzetti, dove dico è arrivato Steven, è arrivato number one a Torino, per dire, oppure certo. A Genova, oppure a Napoli. Non porta un artista base, no, ti porta il top internazionale. Quindi porto, non so, il baby, boh, ti porto lì il baby a Torino, ti porto lì il baby a Napoli, e non lo fa nessuno. Bellissimo. Capito? Perché se ti portassi un artista che magari vedi sempre nella discoteca in parte, cosa porto? La concezione è, arriva il number one, arriva Steven, arriva l'ospite internazionale, è una serata da non perdere, tutto in prevendita, faccio 5-6 spot in giro per l'Italia come number one. Questo è fighissimo. Tra l'altro, noi qualche mese fa siamo andati a visitare veramente una discoteca abbandonata. Tra l'altro era una delle più grandi che d'Italia, penso, l'ultimo impero. Ma sai che tantissimi sotto TikTok mi dicono, Steven, devi ritirare l'ultimo impero. Ma io non lo conoscevo, sono andato su Google a cercarlo, è molto grande, è una sorta di capannone. Ma sai quante persone sui commenti? Tra tutte le esplorazioni che abbiamo fatto, è una di quelle che è stata vista maggiormente. C'ha più di 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, perché ci sono tutte le persone che ci andavano, che si sono ritrovate sotto nei commenti. Ci raccontano aneddoti, si ritrovano tra di loro, è assurdo. Avete visto un po' la storia di quel locale lì? Voi siete andati a cercare? Sì, l'avevo letta, ma sinceramente sì, adesso non è un locale, penso, degli anni 80 pure. Sì, quello. sì, ma ha cambiato nome anche più volte, no. Perché aveva cambiato gestione, però lo stima, ritiro. Ma è presente, no, prendere un locale che cade a pezzi e rifare la casa? No, è completamente distrutto. È distrutto, cioè è gigante, è un'area però grande anche sì, quella, è grande però. Grande, non so se sia più grande di questo, però non credo. Abbiamo visto tutte le sale? Abbiamo visto quasi tutte le sale, manca questa sala qui che si chiama Sala Superior, e da qua ci collegheremo al soffitto segreto di un'altra sala. Quindi esatto. Adesso andiamo a vedere da qua si accede. Questo è concepito a cerchio, quindi è tutto collegato, è rotondo. Perché si creano questi corridoi? Perché, come ho detto prima, questa struttura qua che vediamo è il soffitto della sala sotto. Della sala sotto, quella della scacchiera. Esatto, la sala 2. Comunque, è infinito. Io non mi aspettavo di trovare un altro piano così grande, sinceramente. Però, caso di capire una cosa, questa è anche una zona fumatori, no? Lì c'è molta gente qua che viene su, fuma, okay. C'è la musica. Cioè, chi direbbe mai che da questo pannello... No, non ci credo. Questa è la botola segreta. Possiamo dirlo che è un passaggio segreto? Vai, vai, vai. Ma non ci credo. Cioè, da qua lui accende a soffitto. Non ci credo. Ah, da qua proprio. Questo sì, questo è un passaggio segreto. Questo è il primo vero passaggio segreto. Ma io ho paura che adesso, dopo questo video, tutti i ragazzi andranno dentro nel soffitto. No. Ma possiamo entrare? Dobbiamo. No, andiamo prima noi, vai prima tu. E io non sono mai entrato. Ma come? Io prima volta mai andato qua. Non ci credo. Questa è un'emozione. Sì, è per noi, è veramente. E allora è giusto che vada tu per primo. Oh, esatto. Ma ci passo? Che belli sti pertugi, Daniel. Tu ci passi o no? Con queste spalle che c'hai. Passa. Aspetta, no. Devo mettermi così. La fai? Sì. Vai. La testa.
come vedi qua, si intravede proprio da sotto la sala dove eravamo. Si intravede la sala sotto, ragazzi. E questi sono tutti rulli, perché il soffitto è motorizzato e meccanico, quindi con dei comandi continua a girare su se stesso, fa questa rotazione. Ok, è molto lento ovviamente perché è un meccanismo degli anni 80, sì, ma già all'epoca questo impianto costò 500 milioni delle vecchie lire, quindi diciamo 250 mila euro, però insomma. Ma l'effetto che si vede da sotto? Infatti 500 mila euro comunque, sì. Ma l'effetto quindi che si vede da sotto qual è? È il soffitto che continua a girare. Ah, che continua. Si creano diversi effetti, perché ogni facciata, per esempio vedi questa facciata ha queste lucine qua, per esempio. Ah, ok. Mentre questa facciata ha questa scacchiera. Ah, ok, mio. Diverse cose, sì, quindi. Io becco in una sala una cosa così rimango scemo. Mi dà qua sotto. Assurdo questa cosa. Bellissimo, bellissimo. Questa è una chicca incredibile. Sì, sì, ti dico la prima volta che ci salgo pure io. Cioè, sì. Sapevo che c'era, ma non ero mai salito. Certo. Non riesco ad immaginarmelo in funzione. Adesso. È la prima volta che vedo una cosa del genere. Immagina, ragazzi, adesso che sanno che c'è sta roba qua e verranno qua. trovi tutti che vengono a fumare e qualcuno che cerca di aprire la botola. Se dovete farlo, venite qua per fare l'amore, non per fare cose. L'amore è concepito, il resto no. Magari qua così, ragazzi. Hanno acceso i motori da sotto, ragazzi. Adesso ve lo facciamo vedere in funzione, così capite come si muove. Sì, ovviamente poi qua è una piccola fetta, ma è lungo, è tutto. Sì, sì, è lungo tutto. Il perimetro della sala. Eh sì. Sono già più fatto di prima. Eccoli qua. Io penso che sicuramente le persone che vedranno sto video negli anni 90 che venivano qua piangono. Sì, sì. Ma dai, ma è fighissima sta cosa. Perché tutte queste lucine qua sono proprio antichissime, cioè hanno 40 anni, non avevo mai toccato nulla. Ma quindi tu puoi comandarli singolarmente? Sì. Cioè si sta muovendo solo questo perché ha deciso di muovere solo questo. Ah, e adesso questi. Dove siamo? La NASA siamo? Sta per partire uno shuttle da qua. Bellissimo. Sì, guardate qua, adesso si vede meglio la sala rispetto a prima. Ecco, guarda qua, Riccardo. Sono questi, si chiamano Golden Scan, questi fari qua. Questi qua? Sì. Ok. Pesano 25-30 kg l'uno, quindi un bambino, una persona quasi. E sono vecchissimi. La casa che li produceva era la Clay Paki, che ancora oggi è la leader nel settore fari. Fari? Insomma, sì. Ovviamente adesso sono sviluppati, si chiamano Sharpie, quelli nuovi, che sono quelli col fascio lungo, i classici. Ok, ok, capito. Ovviamente ho montato nella sala principale. Poi invece, sempre per discorso tradizione, Li hai mantenuti, sì, questi? Guarda, facciamo solo quell'effetto là. Che vedi ah, ok, qua, là in fondo, vedete, sì, l'effetto, cioè, della luce. All'epoca c'era solo questo, quindi non è che. Beh, certo, certo. Fighissimo comunque. Questo te lo giuro che. Cioè, prima me l'hai descritto, ma vederlo dal vivo è proprio un'altra cosa. Ho fatto vedere questa cosa bellissimo. Incredibile. Eh? Sì. Ho anche un bagno, diciamo. Adesso non posso dire. No, puoi dire quel termine. Sì, sì. Il bagno dei pompini e gli uomini. Perché c'è l'urinatoio che è a forma di una grandissima bocca. Quindi quando pisci è quasi. Ah, ma veramente? Sì. Ma noi lo vogliamo vedere questo. Dopo andiamo a vederlo. Ah, si fa tutto il giro, sì, sì. Ah, fa tutto il giro questo. Esatto. Sì, è tutto va benissimo, benissimo, ragazzi. Grazie. Di qua, Riccardo, una volta, come tu vedi lo stile, se vedi un po' stile panoteca, sì, pub, certo, perché era concepito così, era una sorta di pub, si vendevano anche appunto il food, i panini, e di qua c'era anche una piccola sala gaming, quindi c'erano le slot. Ah, okay. Pure. Tutto quello. Fighissimo. Adesso non c'è più. Questo pavimento c'è una cera incredibile. Guarda quel telucio. Erano tutte le slot machine, no? Adesso c'è. Per i ludopatici. E poi, attenzione, si accedeva, questa nessuno la sa, a quest'altra saletta che ovviamente è collegata, che dai dipinti sul muro si può evincere fosse adibita per il sesso. Esatto. Per fare l'amore. Qua c'erano, vediamo, infatti qua vedete ancora il buco. Cioè guardate i dipinti. Del palo. Del palo. Ah, pazzesco. E qua c'era la ballerina su un cubo, faceva lap dance e la gente stava qua e si beccava la ballerina mezza nuda. Era una sorta di, vedi, privé, ma ovviamente soft. Soft, sì. E qua guarda, panoramica. Ah, panoramica qui, guarda che bello. Che si vede ancora tutta la sala sopra. Prima eravamo là fuori, ragazzi, bellissimo. Penso che ho avuto un'idea un anno, mio padre mi ha bocciato, una follia. Volevo aprire questo cancello e fare una piattaforma che si muoveva con il DJ sospeso, così che poteva vedere sopra, potevano vederlo. Metri quadrati totali di tutto il posto, totali, quindi? Compresi, sì, di parcheggio, 77.000 metri quadrati sono. Tolto il parcheggio sono circa 30.000 metri, 35.000 metri. Passa? Comunque state segrete, ma però non... C'è ancora un'altra cosa? Questo. Cioè? Questo va sul tetto. Ma no. Come va sul non tetto? Sei nemmeno tu. Io non voglio, sapevo. No. Stiamo scoprendo cose adesso. Anche Steven le sta scoprendo adesso. Più che altro io ho paura dei ragazzi qua sabato. Cosa... Ecco, più che altro queste sono cose che io non farò vedere. Sì, ma sono venuto apposta per farle vedere. Ho capito, ma l'ingresso. No, devo mettere un butto fuori fisso adesso. Io saltare. Dove stiamo andando adesso? Questo, vieni qua. Qua c'è una porta. Ah, c'è una porta? No, giuro, non lo sapevo.
Ma tutto poi nascosto. Non ci credo. C'è sul tetto qua. Una volta noi là in fondo avevamo un lascio. Ma qua gente non possiamo fare queste cose. No. Non farle vedere però. Però fate vedere così per sport. Vai su Dadda dai. Ormai vediamo. Poche che scivoli magari. E da questo video dico vai sarà il tetto finirà l'era del number one. Pazzesco. Sul tetto siamo. E qua non ci eri mai venuto? Mai mai in vita mia. Questo è il tetto della sala 2. Quello lì tutta la canalizzazione dell'aria. Vedi lì tutti i tubi. Ah sì, tutti i tubi. Manco solo c'è la porta lì. Non ho mai visto. Solo le tendine. Ma tu lo sapevi che quello lì, questa zona qua, una volta era un terrazzo. Te lo ricordi? Neanche quello. No. Ho 30 anni, non ho 70. Io un po' pensavo te l'avessimo fatto vedere un paio di video che io ho fatto una volta i video. Poi, diciamo lui è stato il primo operaio che mio padre nel 77-78 prese a lavorare qua. Ah, ed è ancora qua, quindi è storia. Quindi quanti anni sono in tutto? Wow. È andato in pensione number one, quindi 40 anni. Madonna. Questo una volta era tutto terrazzo, con tutti i tavolini, le sedie, quelle di ferro, la gente veniva su. Qua c'è una piccola porta segreta, sempre chiusa perché di notte. Anche questo è un passaggio segreto, sì, eh. Eh no, non la vedi questa. E qui siamo nel cuore pulsante. Impianti ex impianti dell'audio. Ah, tutti gli impianti, sì, dell'audio. E ti porto anche un'altra saletta dove abbiamo tutta la parte più antica. Stiamo salendo adesso. Vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Esatto. Guardate che cancello. Guarda, qua si comandava, è il disegno della sala estiva, e da qua si comandano, vedi, mezza pista, corridoio, zona d'ingresso, da qua tu. Vedi. Le singole cose, le singole... Maia. Pazzesco. Accendere e spegnere le singole cose. Ma a livello di... Io non mi riesco neanche ad immaginare, a livello di proprio di consumo di un posto del genere quando è, quando è in funzione, è altissimo. Noi abbiamo i nostri contatori privati dell'ENA che ci hanno fatto, perché kilowatt erano altissimi. Troppo già alti. Sì, e i consumi ovviamente... Elevatissimi. Beh, alti, sì, sì. Ma una serata ti costa anche 5-6 mila di corrente una serata. Ah, una singola serata? Sì, sì. Mamma mia. Cazzo, non pensavo così. Ah, sì. E da qua, guarda, faccio vedere. Sì. Io quando c'è pieno, mi nascondo qua per guardare la Ok. Sposto le tende. Ah, da qua non ti vede nessuno, cazzo. Sì, esatto, sì. Da qua controlli tutti. Un'altra cosa molto interessante. Sì. Prima di andare nel bagno. Nel famoso bagno. Che anche quello non si usa più, quindi. Ah, non si usa? La gente non lo conosce. Ah, ok, non si usa. Pensavo fosse in funzione. No, no, non si usa più. Piccolo passaggino che questo qua, che non si usa mai. Io mi sono perso ormai, te lo giuro. Dove cazzo siamo? Dopo con l'Apple Watch guardiamo il passo che abbiamo fatto. Esatto. Queste non sono armi da fuoco, ma sono narghile. Guarda qua. Dalla cucina, questa qua ovviamente ragazzi, tutta zona privata, non accessibile al certo. pubblico. Un'altra stanzettina che noi usiamo come piccola zona ricreativa, con la macchinetta del caffè eccetera. E ci porto in una stanza che racchiude oltre 30-40 mila vinili di una volta, che sono rimasti tutti qua. Ma veramente? Sì, come un luogo di culto diciamo, ti faccio vedere adesso. Ma come è possibile? 30-40 mila vinili? No vabbè. Attenzione, anche qua ricordiamo. Ragazzi, vietato l'accesso al personale non autorizzato. Attenzione. Questi sono bicchieri un po' più grandi o... Questo qua sì, una cocktail che vendevo una volta tipo a 200 euro. E si chiamavano bicchieroni. Vado. Davvero? 3 litri di 3 bottiglie col ghiaccio, fino qua, 1000 cannucce, i ragazzini se lo bevevano. No, pazzesco. Diciamo, era il pane per il Covid. È nato proprio così il virus. Allora, stanzettina qua che teniamo quel piccolo magazzino, e qua invece andiamo. Poi vedremo perché questa area alla tecnica dove sono stati conservati i famosi vinili. Guardate quanti sono, sono tutti questi scaffali. Tutti questi scaffali fino in fondo. Ma non ci credo. Sì, certo. Anche questa è una parte storica. No, vabbè, qua è bellissimo. Sì, ma guarda la polvere che c'è, ti prendo uno a caso. C'è su ancora la pellicola, cioè nel senso. Assurdo, questa è ancora una pellicola. Sì, sì. Quanti sono? Sono 30-40 mila pezzi. Cioè 30-40 mila vinili. Questa è una collezione che vale con la pellicola. DJ Molella e Giotti Vannelli. DJ Molella e Giotti Vannelli, pazzesco. Assurdo, che pezzi questi. Alcuni sono italiani, alcuni sono stranieri. Cioè siamo circondati da vinili, ragazzi. Cioè guardate qua quanti sono. Tra l'altro in doppia fila, c'è anche dietro, quindi sono in doppia fila. Ah, è vero, c'è anche un'altra fila lì dietro. Sì. Questo è il classico archivio che troviamo nei posti. Di solito negli ospedali, anche se tolgono tutto, quelli abbandonati, poi c'è una stanza dove ci sono gli archivi di tutti i dati dei pazienti sensibili addirittura. Il poverino non c'è più sicuramente. Esatto, e questo è paragonabile a quello. Chissà da se tra tutti questi c'è un vinile di Michael Jackson. Sicuro Steven ce l'ha uno di Michael Jackson. Lui ha ascoltato solo Michael Jackson. Sicuro, sicuramente. Allora,
Allora, mio papà mi diceva sempre che in questa saletta che è privata, all'epoca, come funzionava? Mio papà comprava tutti i dischi, i DJ venivano con la loro sacca, perché una volta uscivano con queste sacche nome, perché l'unico modo per poter suonare era il giradischi. Certo. Non c'era la chiavetta, non c'erano i CD, non c'era niente. Certo. Potevano fornirsi nella nostra, diciamo, biblioteca. Libreria musicale. Esatto. Però mio papà mi ha raccontato più volte che i vinili storici più fighi sono spariti casualmente. Ah, se li prendevano. Magari qualcosa di valore c'è ancora. Certo. Però quelli più prestigiosi sono spariti, insomma. Ho trovato una persona che mi offriva 50 centesimi l'uno, quindi magari, non so, 30.000, 20.000 per prenderseli tutti. Però non li guardava neanche. Cioè, me li prendeva, neanche li contava, li pesava e me li pagava in base al peso. Sì, ma magari il valore è 10 volte. Esatto. Questo qua che può valere 50 euro. Magari, esatto. Non lo so, ma anche di più. Invece mi dava 50 centesimi l'uno. Magari qualcuno vale niente, però qualcuno vale 100 euro. Certo. Di sicuro valgono più di 50 centesimi. No, se lui mi dava 30.000, perché potenzialmente poteva farne il doppio, suppongo. Certo. Ci hanno aperto il bagnetto, ragazzi, di cui vi abbiamo parlato prima. Adesso non sono più operativi, si dividevano in bagni uomini e in bagni donne. Questi erano sotterranei e qua invece appunto c'era il bagnetto con queste bocche. Facciamo un bel po' di perché insomma erano qua ad aspettare che qualcosa. Chi non riusciva a combinare in serata si accontentava così, doveva pur fare qualcosa con la bocca. Sì. Ragazzi, adesso stiamo tornando dove eravamo prima, perché ci fa vedere un'altra chicca Steven. Perché queste grotte, diciamo come le abbiamo chiamate prima, in realtà all'interno hanno un grandissimo magazzino che è lungo 150-200 metri, dove noi ovviamente raggruppiamo tutte le nostre cose. Certo. Nemmeno questa accessibile al pubblico, esatto. Sottolineiamo sempre. Devi sapere una cosa, i ragazzi poi se ne inventano di tutte per poter entrare, magari quando vengono rimbalzati per diversi motivi, fa un casino. D'estate io adesso ho messo come... Ma veramente? Come fosse un carcere, evidente un carcere di massima sicurezza. Sì. Su tutto il perimetro dell'estivo ho messo 10 buttafuori. No. Sì, come al carcere, perché mi trovo la gente che dal campo dietro si arrampa, scavalca le grotte, entra dentro. Non ci posso credere. Fa questa roba. Ragazzi, sopra i buttafuori sono ancora a metà. Sì, ma pazzesco. Cioè, pur di entrare si ammazzano qui. Ma non è il fatto che a me dici non pagano, il fatto che uno è gente che non dovrebbe essere dentro. Esatto. E due poi c'è rischio che si facciano male anche, certo. Qua andiamo all'interno di queste grotte, quindi passano dei bagni. Aspettiamo un attimo. Ragazzi, non so se l'abbiamo già detto, ma è vietato l'accesso al personale non autorizzato. Quindi siamo dentro proprio di legno. Qua siamo dentro le rocce praticamente. Guarda. Ah, ma da fuori si vede? Ah, non si vede infatti. Solo da dentro si vede. Pazzesco. Guardate che roba. Madonna, lunghissimo. Guarda, è piccola sta maschera. Ma chi ha suonato con questa maschera? Abbiamo fatto un festival quest'estate. Festival di musica style, hardcore. Ah. Era un allestimento del palco principale. Madonna, è immensa. Dai, non ti mancava il puntale dell'albero te qua? Sì. Qui sono uomini e donne. Esatto. Ospitate di uomini e donne. Nel muletto? Tra spalle. Nel dubbio abbiamo un trattore. Nel dubbio c'è anche un trattore. Sì. Questo, ragazzi, non si può usare per circolare. Ti immagini che ti escono con questo? Spinge, cos'è qua? Dove siamo arrivati? È veramente Gardaland qua, però dai, è la tematica Egitto qua. Poi nel dubbio, se volete fare più sport, quindi non usare il trattore, abbiamo anche le macchinette. Quali? Macchinette per l'erba. Ah, ok. Guarda qua, quante ce ne sono? 3-4. Guarda. Prevendita sti vochi. Scriveteci, anche se è pastore dentro, ne abbiamo ancora. Però non c'è l'evento. Esatto. E questo è il per vendere gelati. Ma pensa a te. Ma quindi era in funzione, scusa? Sì, sì. O era estetico? Una ragazza in giro che vendeva gelati e caramelle. Ma veramente? No, però non le vendeva, le regalava. Ah, ok, le regalava. C'è un altro piccolo aneddoto da raccontarvi. Prima di realizzare questa spianata di cemento, chiamiamola così, per far spazio agli eventi, negli anni 80, 90, fino al 2000, qua c'era una grande piscina olimpionica, tutto questo perimetro. Assurdo. E la domenica pomeriggio era aperto la struttura e i ragazzi venivano e si trovavano per fare il bagno, eccetera. Poi sono cambiate le mode, la domenica pomeriggio è un po' andata a morire, anche perché qua siamo vicino ai laghi, quindi si sono creati poi i centri commerciali, certo. Insomma tutte queste cose, e abbiamo deciso di togliere la piscina, che dava più problemi che altro anche di gestione. Poi okay. La gente andava dentro, è cambiata un po' la tipologia della gente. Okay. Adesso, accedendo dal parcheggio, andremo in una sorta di tunnel come quello che abbiamo visto prima, però
anziché essere sotto le grotte, saremo sotto l'anfiteatro, quello che abbiamo visto prima. Ah, ok, anche lì sotto c'è qualcosa. Sì, anche lì sotto c'è qualcosa. Qua bisogna scavare, come a Roma, quando scavi tu mi serve qualcosa. È uguale. Questo è solo il parcheggio della sala 2. Sala 2. Guardate quanto è grande. Sono 3000 posti alti. Ci siamo, ragazzi, questo è l'ingresso. Ovviamente così. Qua però manca il cartello. Vabbè, però c'è questo. C'è questo. Cioè, almeno che non veniate con un flessibile. E si accede a questo corridoio, che è molto lungo anche lui, perché... Questo è un bunker. Adesso è un bunker. È proprio un bunker antiatomico questo. Vediamo se riesco a accedere. Guarda qua. Qua abbiamo altri detriti della seconda guerra mondiale. Qua c'è una scala che porta di sa dove, in questo terrazzino. E qua tutto questo insieme di botole che anche qua venivano utilizzate per impianti idrici delle pompe. Cioè, non ci usano più, erano vecchie pompe. E qua siamo sotto il teatro qua. Vedi? Questa è la scalinata. Vedi? Sì, che... Questa è la scalinata. Questa lì vedi un po' l'inclinazione. Sì, da qua vedete l'inclinazione, quindi siamo sotto l'anfiteatro. Sotto l'anfiteatro. Sì. Allora, qua siamo all'ingresso principale, per chi frequenta il locale lo sa, della scienza, c'è l'insegna number one. Qua vedete questo muro, questa recinzione. Sì. Prima c'era una siepe molto più alta, adesso non c'è più, che divide il nostro parcheggio con questa struttura che si intravede, ok? Era molto grande pure quella struttura lì. Anni fa non c'era questa divisoria perché era sempre la struttura del number one e si chiamava Numberino, quindi era il pre-serata del number one. C'erano 6 piste da bowling sopra, più sotto c'era un pub, birreria, quindi potevi andare lì con i tuoi amici, tipo sala giochi, poi dopo giocavi a bowling. Alle 2 chiudeva, 1:30, per poi spostarsi. La gente si spostava di qua. La discoteca al number one. Poi mio papà in quegli anni aveva troppo business da gestire anche di qua, decise di regalare al fratello questa struttura. Poi al fratello, anziché diciamo ringraziarlo, gli fece concorrenza, quindi decise di fare anche lui discoteca fino alle 4. Di conseguenza faceva concorrenza al number one. Cioè, erano attaccati e la concorrenza. Mio papà poi litigò pesantemente e decise di fare questa muraglia che era molto più alta, con una siepe altissima, che divise appunto il numberino col number one. E oggi invece purtroppo, come vedete, è in disuso perché il fratello decise di venderla poi dopo qualche anno a un altro personaggio che la mandò in fallimento. Ed oggi siamo ancora in questa situazione qua in cui l'area è totalmente abbandonata e all'interno ci sono anche delle persone che ci vivono, degli abusivi. Allora, io direi sinceramente che si è fatto vedere anche più del dovuto. Del dovuto. Anzi, alcune stanze forse era meglio non farle vedere. Ragazzi, mi raccomando, mi fido di voi, fate i bravi ragazzi, se no dopo ci sentiamo in colpa anche io e Dadda per aver mostrato cose che non voi andavo. Due mi costate minimo 3 buttafuori in più ogni sabato adesso per metterli nelle zone nascoste. Io Steven ti ringrazio veramente grazie di cuore, grazie mille. E comunque quello che sinceramente te lo dico, quello che traspare dai video, perché ti conoscevo solo attraverso quello e viene rispettato ancora di più nella realtà, grazie, quindi mille. Umiltà proprio al massimo, grazie, sei una grande persona veramente. Oh, Dadda, come sempre ti aspetto come ospite, vi aspetto, quindi... ti aspetti e siete mai venuti a ballare tu? Sì, forse una volta, mai no, il tuo amico veniva, solo il suo amico, ecco. Prossimo video 100.000 like, una serata, cioè, metto la GoPro qua, bellissimo, e facciamo una serata. E qua ne vedi tutti i colori, quindi diventerà virale pure quello. Esatto, ragazzi, vi ringraziamo per aver visto il video e noi ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Bella, ciao. Raga.